piccolo campo di calcio lì dove c'è la città. Un piccolo campo di calcio da cui nel pomeriggio si sentono ancora correre i bambini. Un piccolo campo di calcio che è curato in ogni dettaglio per il loro bene, che è stato ristrutturato e che ieri in una serata allegra è diventato anche cardioprotetto. È da un po' di tempo che aspettavamo questo. 5 anni fa abbiamo fatto l'inaugurazione di questo nuovo campo intitolando a Giovanni Modugno, servo di Dio. E, insomma, da 5 anni che gioco con i ragazzi, i bambini, però così volevo una sicurezza in più e volevo un defibrillatore. E così ho chiesto a un dottore che mi ha donato questo. Approfittando di questo ho fatto ristrutturare tutto il perimetro, tutto il campo, tutto volontariato. Allora, sai, così un giorno oggi vogliamo vivere questo momento anche scoprendo il quadro di Giovanni Modugno. È l'unico campo così, in mezzo alle case. Qui vengono sempre tutti i giorni i bambini a giocare, ma soprattutto i bambini accompagnati dai genitori. Non hanno bisogno delle macchine, vengono a piedi, stanno qui tutti i giorni. E non solo scuola di calcio, l'oratorio dei bambini, che allenano gratuitamente, vengono anche da Palombaio e si trovano bene, bene qui. A donare il defibrillatore posizionato all'interno della struttura è il cardiologo Antonio Ricci. Credo che quanto più ci sia la possibilità di avere una cardioprotezione attraverso la presenza del defibrillatore, tanto più, diciamo, la comunità si arricchisce perché è consapevole ed è prima attrice, diciamo, di poter prestare un soccorso qualora ce ne sia bisogno. Oltretutto questa parrocchia è dotata del suo campo sportivo, quindi anche l'attività sportiva viene in qualche maniera preservata e protetta e soprattutto svolta in maniera con la massima sicurezza possibile. Importante anche la presenza del vescovo Monsignor Francesco Cacucci, che ha presenziato alla cerimonia ricordando l'importanza del gioco a tutte le età. Per sottolineare quanto sia importante il gioco per i bambini, per i ragazzi e non solo per loro, anche per i giovani, anche per gli adulti. Oggi c'è tanto bisogno di recuperare il gioco. Questi ragazzi sono super impegnati, hanno tante attività e giocano poco tra di loro. Quindi questo ambiente che è diventato bellissimo, anche molto ristrutturato, è un ambiente nel quale questi ragazzi imparano a gioire insieme, a giocare insieme.